Oggi non parleremo di storia, né di politica, né di altre cose più o meno impegnative, ma eh, parleremo di un uomo che sta nel cuore di molti italiani e che io ho avuto la fortuna di conoscere e di eh, frequentare molto intensamente, Pietro. Taricone. Vi racconto subito eh, come ci siamo incontrati e come e perché siamo diventati amici. Parto da una data storica per la società mondiale. Era l'11 settembre del 2001. E quel giorno un mio amico carissimo, un regista televisivo Giovanni Ben casa mi invitò ad un ristorante dicendomi che sarebbe stato presente a quel pranzo anche eh, Pietro eh, Taricone. Poi durante il pranzo, mentre stavamo parlando di una possibile trasmissione televisiva veniva a sapere eh, di quello che era successo. Era il famoso 11 settembre, le torri gemelle e compagnia bella. Ma non voglio parlare di questo, ma voglio parlare di Pietro. Il programma che questo mio amico regista televisivo aveva eh, pensato si sarebbe dovuto chiamare mh, La storia vista dal popolo esserci, erano previste sette, otto puntate, e in ogni puntata ci sarebbe stata un'ambientazione diversa. La prima puntata, per esempio, doveva partire da un barbiere. E mentre Pietro Barbiere mi faceva la barba, noi avremmo parlato della rivoluzione francese con interventi di tutte le persone che potevano essere presenti nel negozio di Barbiere. Mi colpì subito mm, nell'immaginario collettivo non solo la sua espressione semplice, il suo modo di parlare eh, schietto, diretto, eh, autentico, mm, ma soprattutto mi colpì eh, quanto lui eh, in qualche maniera si vergognasse di aver fatto il grande fratello. Dovete sapere che in quegli anni, sto parlando del 2001, Pietro godeva di una popolarità eccezionale. In qualsiasi posto, poi l'ho sperimentato in seguito, l'ho scoperto meglio in seguito, in cui ci recavamo, avevamo difficoltà a portare a termine un discorso perché spesso e volentieri eravamo interrotti da persone che gli chiedevano un autografo che lui naturalmente non rifiutava a nessuno. Che cosa eh, mi colpì di Pietro? L'ho appena detto, la sua grande semplicità, la sua grande disponibilità umana, la sua grandissima generosità, ma in quell'occasione anch'io colpì mh, per un aspetto Pietro, quando gli dissi che io non avevo visto nemmeno una puntata del Grande Fratello. E questo a lui fece particolarmente piacere perché... Eh, voleva che la gente si dimenticasse che lui aveva fatto quella trasmissione, anche se poi negli anni successivi Pietro mi disse che quella trasmissione gli aveva dato fama, notorietà, eh, successo e anche eh, molti soldi. Però il suo sogno era quello di diventare un attore vero, un attore eh, drammatico e ci provò e in parte eh, ci, riuscì, ci riuscì anche eh, la trasmissione non andò in onda eh, noi girammo soltanto eh, la puntata zero quella eh, dal barbiere appunto che andrà in onda poi in una circostanza molto drammatica perché questa trasmissione andrà in onda eh, la sera della morte di Pietro nel giugno del 2010 eh, su canale 5 dopo eh, il telegiornale, questa puntata zero in cui Pietro faceva il barbiere e io ero un avventore. Mh, e mentre lui mi faceva la barba, parlavamo appunto della eh, rivoluzione eh, francese, di come avrebbe potuto parlare il popolo. Pietro era, per esempio, molto affascinato eh, dalla dal periodo del terrore che secondo lui eh, e forse aveva anche ragione era l'unica fase eh, realmente rivoluzionaria di quella rivoluzione perché alle motivazioni politiche ne erano seguite eh, motivazioni sociali quindi il superamento della fase monarchico costituzionale e la vicenda eh, sociale il sociale era il tema che stava più a cuore a pietro aiutare i poveri aiutare eh, tutte quelle persone che non riuscivano a mettere insieme il pranzo con, con la Cina ed era molto generoso, aveva fatto molta beneficenza. Noi quindi ci siamo frequentati per nove anni dal 2001 fino al 2010, che come voi tutti sapete, per quel drammatico incidente eh, di paracadutismo, eh, Pietro mh, perderà, eh, perderà la vita. Un altro aspetto che mi ha molto colpito di lui era la sua discrezione. Quando lui mi telefonava, esordiva sempre in questa maniera, pronto sono Pietro, disturbo! Ecco, questo pronto sono Pietro, disturbo è ancora impresso indelebilmente nella mia, nella mia memoria. La discrezione, l'educazione di, di questo grande personaggio. Grande personaggio perché eh, sapeva toccare tutte le corde più nascoste dell'essere umano e sapeva arrivare eh, al cuore della gente, che è una componente eh, sicuramente non da tutti. Tanti sono gli aneddoti che vi potrei raccontare eh, della sua vita. Per quella frazione di tempo che io l'ho vissuta eh, accanto a lui, noi ci vedevamo molto spesso, a pranzo, a cena e si parlava un po' di tutto: di storia, di politica, di letteratura, di televisione, di cinema. Eh, lui non amava eh, molto il suo lavoro o almeno non amava eh, certe componenti del suo lavoro diceva spesso che ehm, per campare bisogna fare anche del, dei programmi schifosi per cerebrolesi, ehm, dei programmi inutili, secondari, sciocchi ma che portano, che portano soldi non amava l'ambiente di lavoro nel quale lui era costretto a vivere perché dico costretto a vivere? Perché ehm, Pietro non aveva molte amicizie eh, nel suo ambiente. Eh, la riprova ne sia, vi posso portare una prova concreta di tutto quello che vi sto dicendo in questo momento: è che quando è morto la sua compagna di vita, Casia Smutiniak, eh, organizzò un funerale molto particolare. Eh, All'interno della camera mortuaria dell'ospedale di Terni, dove lui eh, era morto, l'area superficie dove lui, lui si lanciava eh, era nelle vicinanze di questo ospedale. Ehm, un posto molto angusto, molto piccolo mh, e addirittura per non far venire la televisione, per non far arrivare i giornalisti, avevano dato un falso orario. Avevano dato un'ora mentre poi i funerali si fecero ad un'altra ora. Avevamo un depistaggio come si direbbe oggi per far arrivare il minor numero possibile di giornalisti, di personaggi del mondo del cinema e del teatro. Lui amava essere amico della gente comune, eh, amava eh, parlare in maniera semplice, di cose concrete. Eh, di cose che eh, la gente potesse comprendere immediatamente. Questa era la vita vera, la vita di tutti i giorni. E proprio a questo proposito vi posso raccontare un primo aneddoto che eh, risale al periodo in cui facemmo insieme un programma eh, sulla rete televisiva La7. Un programma con il giornalista Piroso all'interno di questo, di questo programma, ehm, che andava in onda se non erro, se il ricordo mi sostiene, mi pare il venerdì sera, ma non ne sono sicurissimo. Sono passati ormai molti anni. Ehm, ebbene, all'interno di questo programma noi avevamo uno spazio um, in cui ehm, parlavamo apparentemente di cose secondarie ma in realtà si affrontavano invece dei temi molto, eh, molto significativi. Naturalmente con la verve di Pietro eh, anche gli argomenti più seri assumevano una dimensione eh, comica, eh, ma in realtà poi eh, di comico c'era eh, ben poco. La puntata che più mi è rimasta impresso è quando parlammo della caduta del muro di Berlino. Del 1989, no? proprio di questi giorni, tra l'altro, ehm, tutto il mondo la ricorda eh, con grande affetto la fine della tirannia comunista, eh, compagnia bella. E, ehm, Pietro, però, volle segnalare che eh, a seguito della caduta del muro di Berlino eh, cambiarono molte cose nella società dell'ex. Eh, Germania dell'Est, nell'ex DDR, Demokratische Deutsche repubblica che molte persone, per esempio, eh, stipendiate dal Partito Comunista persero il lavoro.